Lui. Buongiorno a tutti amici, io sono Bizkit e come sicuramente avrete capito dall'intro, oggi andiamo a giocare Elfi in Explorer. Lo faremo in Best of 3 e lo faremo con la compagnia di un mio carissimo amico che mi aiuta con il canale a sviluppare the deck o comunque semplicemente giochiamo insieme a Magic. Prima appunto però di andare a vedere il mazzo, vi chiedo un aiuto per far crescere il canale. Se i contenuti che sto portando vi stanno piacendo, lasciate un like, commentate e iscrivetevi. Non mi dilungherei troppo nella descrizione della lista, ragazzi. Il mazzo è abbastanza conosciuto, la core è quella. Sostanzialmente voi vorrete fare più mana possibili con i nostri drop a 1 per poi giocare carte che fanno value come il Dwayne's Elite o l'Elvish Warmaster, aiutarci con i Clan Caller e i Leaf Crowned sia per pescare che con l'effetto Lord ingrandire le nostre creature per attaccare meglio. Io ho deciso di giocare due Tivar perché è una carta che trovo molto affascinante e ci sono state alcune partite in cui ha fatto dei pezzi assurdi, io ve la consiglio se ce l'avete, altrimenti potete effettivamente farne a meno, però è proprio divertente. Quattro Shaman sono stati un'aggiunta importantissima in Anthology, mi pare che siano usciti in Anthology, che hanno permesso a questo mazzo comunque di che era ancorato a... in Explorer e non aveva sfoci senza questa carta, ora finalmente gliel'hanno data essendo già presente in Pioneer. Chiudiamo il comparto creature con due Realm Walker, anche loro importantissimi comunque per vedere la cima del mazzo. Sostanzialmente finché c'è un elfo in cima al deck è come se ce l'avessimo in mano, quindi è perfetto. E poi vabbè, Collected Company è immancabile in un deck del genere per fare più value possibile. Le terre non c'è nulla di particolare se non che gioco due Boseiju. Il nero, oltre al Tivar Jubilant Brawler e allo Shaman of the Pack, è utile per la side. La side è composta da Tootsies in 4x, 3 Reclamation Sage, molto interessante perché è sia un elfo che reclutabile anche con Collected Company, molto carina come cosa, 2 Shaper Sanctuary, 2 Pitting Needle, 2 Soul Guide Lantern e 2 Crippling Fear. Riassumendo il deck, ragazzi, fate mana cagando creature e poi cercate di asfaltare l'avversario prima che possa fare la sua strategia. Vabbè. Il mana c'è. Malliga 1. Vabbè. Siamo fermi adesso, ma angeli. Mazzo per gli addetti ai lavori. Potrebbe avere porta Bolol. Ok. Ci vorrebbe il Balengo là. Il 2-2. Ma no. Ci vorrebbe qualcosa di Soliconta. Questo ci vorrebbe. Perfetto. Tiè. Buongiorno. Allora, se io attacco così mi muore il Leaf, però. Sì. Devo attaccare così. Lui prende, tanto guadagnerà le vite dopo. Però almeno abbiamo lui, capito? Che Clone Cooler per chiamarne in alto. Olè!
Boom. Persa. È stupido. Ma... è stupido. Ma c'era mica anche la pedina? Ma certo che c'era la pedina. Ah, ok. Li faceva guadagnare... 3-4. No, gli usciva 6-6. Tipo, no. Esatto. E, boh, e vabbè, più... vabbè, cazzi suoi. E più bicho, cioè, vabbè, ok. Che ti devo dire io, cioè, se... Beh, il problema è che non è un grandissimo matchup. Sei più veloce. Sono più veloce se parto con gli elfi. Sono anche, ho anche iniziato prima. Non c'è neanche side da fare. Comunque non... Oddio. Forse... Non era messo benissimo, però... Non avrei surrendato in quel modo, ecco. Adesso c'era da fare i conti, ma... Secondo me Angeli, finché non va a zero, deve giocare. Posto. Questo è un bel modo per arrivare... Bene. Vabbè. Uno. E due. Benissimo. Ossification in angeli. Bene. So, vuoi darmi un'altra terra? Pensavo in un ossification. Ok. Sì. Doppio. Ho capito, da fa. Questa la peschiamo, ottimo. Benissimo. Ma perché? Perché parare un 3-4 col 2-4 quando puoi non fare niente? Mi sembra ottimo. Tanto. Aspetta, che adesso ti no, fa ma vedere. Non è l'aspetta, Corrado. Non è l'aspetta. Non è aspettare o meno. È comunque una giocata. Da ciuffo. Cosa sta succedendo? Oddio. Buongiorno. Allora, buongiorno. Il clan caller sta indietro, il resto si piega. Ah sì. Cosa siamo? Per accottari? Sì, ma è questo che mi... Ma posso azzardare che i suoi blocchi sono particolari o... Anche le sue scelte di surrendare piuttosto che... Quella, che ruga. Ah, miseria. Beh, io terrei comunque... Qui non è velocissimo. No, mi preoccupa. Oddio. Che ruga deck. Non ha 80 carte. Magari Temporal Lockdown non lo gioca. Boh. Lockdown 2 o meno, dice. Ah, giusto. Giusto. Quindi giusto, giusto. Sciamano sta fuori. In partirei di Clan Caller. A meno che non peschi un lano. Sciamano dello Shimano. Vediamo. Magari avessimo. Avuto... Partiamo primi, no? Sì. Magari avessimo trovato un elfo di Llanowar così, bam. Però sai, terrei anche per il fatto che abbiamo Coco, cioè... Sì. Lui fa tripla tappata a passo. Attenzione. Sì, Leaf a questo punto. Leaf into Dwinen into Pesco. Ma Dwinen è un posto o una persona? Dwinen.
Penso sia un lord degli elfi, un personaggio mitico degli elfi. Vabbè, hai la mamma cattiva. Avrei potuto commentare in un altro modo, ma... Tanto lui dopo fa Fires, adesso Trada, poi fa Fires, Vratta, e andiamo a G2. E che devo fare? Sì, potevamo rimanere aperti? Allora, già che fa questa Fable non mi dispiace, perché almeno non c'è Omnath subito a guadagnare vite. Allora devo fare... La seconda spell di turno. Bella. Una grandissima seconda spell di turno. Perché così lui pensa di giocarne il doppio, capito? Forse la farei nel suo end Collected Company. Ah, per forza, Courage. Sì, è inutile overextender. Adesso farà i buchi. Cioè. Ok. Sì. Vabbè, almeno... Va. Okay, ha un mana, eh. Cioè, cosa fa? Rapidità, no? Con un mana. L'hai fatto. Esca 90. Però lui le spelle ha giocate. Ma noi potremmo... Noi abbiamo vinto. Tu hai Coco Sciamano. Cioè, oddio, vinto? Sì, amico, non è che se due Fires... Eh? Hop! Ah, che giocatore. L'ha impilata. Ah no, ok, è impilata giusta, meno male. Sì, sì, sì. Vabbè, ma non cambia niente, Corge. Sì. Cioè, smarmelliamo. Sì, sì, per la dominance. Per la dominance, esatto. Guarda, neanche ti attacco. Non voglio toccarti. Schifo, Fires. Mi fai schifo. Mi fanno schifo. Fuaki, non ti tocco. Yeah. Dopo aver pubblicato un video su Fires. Dopo aver appena fatto un video con Fires. Che schifo Fires. Ma arriverà anche arriverà anche Grisfang, dove faccio di tutto per giocare al contrario e farlo perdere. Allora, lui... Lui non fa niente tutto il tempo. Se vuoi Tozis, però vai a snellire la componente aggro. Sì, ma i Tozis per cosa? C'ha talmente tanto value quel coso che devo cercare di essere... Allora, potremmo mettere questo per rompergli Fable, però, eh? Scusami... Sì, anche Fable, Fires. Ma... Fires. Al posto forse... di Rian Walker. Cazzo, Rian Walker però 2 secondi fa ci ha appena fatto vincere una partita contro Angelo. Però... Rian Walker... Ma siamo un Dedro, sì. Forse reclami... Otiva... non lo so, è così stretta questa... Allora, Rian Walker ti dà consistenza, Tivar un po' meno. Ti ho detto via. Oh, erralo? Ma ne giochiamo 3 di saggi? Perché sono su Riams... Guarda che sono sul Reclamation Sage e mi fa vedere Rian Walker. Oh! Vabbè, a cagare. Vabbè. Puoi meno male togliere... che so che cosa fa. Poi togliere un Dwin in Elite. Ma... E metti il terzo. Ah, dici? No, voglio più roba possibile. No, ma giochiamo nei 2. Non è che lui ha base di... Oddio, avrà anche Incarnation? Secondo me no. Come fa? No, però gli puoi spaccare anche Temporary, Lockdown... Vabbè, troppo tardi. E le A-line. Questa mano è orripilante. E infatti tengo. Perfetto. Dici, quello che non è né a mano è in cima al mazzo. Bravissimo.
Ecco. Beh, questa non c'era effettivamente in mano, i patoi mancavano. Ah, giusto, giusto, giusto. Vai così, buon crusher aperto. Bon crusher, gioco a bon crusher. Sei bravo. Sì, però... Prova il clan. No, lo facciamo dopo. Cosa cambia? So fires. No, attenzione. Attenzione. No, ma non... Potrebbe farei essere comunque... una mossa. Farei comunque Coco. Corso. Faccio Coco. Comunque. Io. Cioè, boh. Ma poi. Vabbè. Non mi devo permettere di giudicare le giocate dell'avversario. Dei macrosaggi. No, no, no. No, ognuno gioca come vuole. Non mi devo permettere di giudicare le giocate del cazzo degli avversari. Attenzione, lui ha messo le counter, sì. Vabbè. Ma no, avrà le ley line. O avrà altre ganjo. Settle the wreckage. Sì. Ley line. Sì, peccato che ho Boseju in mano e lui la vede. Beh, no, come fa a vederla? Te lo faccio vedere io come fa a vederla. Aspetta che vediamo di vedere cosa c'è in cima. Sì. No, volevo farlo perché entrava e... Ma io non glielo faccio adesso. Infatti. È vero. Avrà un'altra? No, pure il nero. Sì, no, effettivamente perché romperli perché romperli Boseju quando per una ley line, cioè un uno per uno, alla fine è meglio spaccargli un fires o qualcos'altro. Adesso vediamo, non siamo messi male. Anche qualora dovesse morire il clan Caller. Boh. Come faccio ad avere tutte queste terre che ne abbiamo 21? Miseriaccia. O 22. Oh, mi sa che 22. Ok, questo entra. Che giocatore! Non l'ho giocata la terra di turno, giusto? No. No, questa non è svirgola. Questa... anche quello non è che gli fa bene, eh. Questo ha cambiato il deck, coach. Sì. E ringrazia che non fa guadagnare vite. Ah, e tu dici, eh. Madonna. Adesso fa bone crusher e poi para. Sì. Colossal Sky Turtle. Uccio. Bottom text ci saluta. Ma guarda, secondo me anche no. Contro no, contro i tier deck, secondo me Elfi fa fatica. Adesso non abbiamo ancora incontrato Mono Verde, ad esempio, Devotion. Allora, è un mazzo proprio camaleontico, Elfi. Ti esce da delle situazioni molto per Coco, o no? O no? Io farei prima lui. Ma...
No? E dipende se peschi un altro elfo. Era solo per strappare un po' di carte con Leaf Crown. Ho capito, ma... Se no dici faccio coco e vado via. Tu... Caspita. C'hai ragione. Sì. A sto punto. Ma pieghiamo anche. A sto punto, sì. Ma cos'è un combo, secondo te? Già spera? Sai che gioca? Lui già spera. Magda. Ok, quindi tappa... Ah, tre mana, eh? Due mana, ok. Però... Sì, il Lord che salva. Oh. E qua, Vikman, secondo me... Ci sta tirando dietro... Oh, mi devi fare male, le devi pagare, non mi interessa. Terra. Sì. Ma oddio, no. No, pieghi tutto. Cioè, esatto. Allora, l'amico qui ci ha fatto una bella partenza, ma non abbiamo idea di che cosa faccia. Sì. E non toccherei niente. Con le mani sporche, dici, no? Di sugo. Di sugo. È la stessa partenza di prima. Cioè, è la stessa identica mano, non mi ricordo le terre, ma... Funzionamento è quello. Male. Ma c'hai Blooming? A sto punto sì, puoi sì. Fare Overground. Sì, tap, sì, 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 non sì, vuoi sì. No, no. Sto pensando di fare lui per parare. In questo caso è forte. Capito? Cioè, non mi fa impazzire, però dopo il più se per qualche strano motivo. Oddio, questo non ricordo cosa faccia. Fa due lupi. Fa due lupi. Questo è il problema di cosa fa. Ho potuto veramente farlo. Ma allora perché usa... la bimba là, il 2-1 nano? Va bene. Ne avevamo già comunque una. Sto pensando se fare coco è per forza. Cioè, io non... Boh, non so. Siamo sempre lì. Non c'è una cosa... Ah, forse però... Vabbè. Forse trasformarla non era al massimo. Boh. Ma è lo stesso mazzo di prima? Diventa un 5-5. 4-4. Cioè, sono morto. Boh.
positivo. Sì, sì, beh, ha fatto una gran partenza. Noi forse potevamo andare meglio. Ma amico, tappa anche i lupi. Lascia perdere, Corrado, non è nostro, non è mio interesse. Forse doppio winen, però tramplano quegli affari, quindi... Stavo pensando al Richard per lui. Ma... A doppio winen. Uno, questo per forza. Facciamo Maria. E prova a mettere già spero, allora almeno ti salvi 4 sberle. Poi un'altra cosa. Già. Mi salvo 4 sberle. Il 5-4 lo possiamo parare con lo sciamano. Ma non sono sicuro di volerlo fare. Allora, questo para qua. No, però se paro il 5-4... Ok, facciamo così. Non so perché non ha voluto attaccare con... Benissimo. Questo para questo. Però travolge, né? E devi giocare la seconda spell. Così si flippa. Sì, 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 lo so, lo so. Stavo pensando... E no, già spero, lo devi tenere stappato. Tenere stappato, già spero. Sì, beh, non siamo messi bene, però... No. Anche perché lui comunque ha tutta la... Ah, già. On my signal, the hunt begins. Ok. L'altra che lo Spawn Dragon, cioè, poi... Ah, ok, perfetto. Vabbè, ok. Quindi lui... Niente, io terrei così, Corch. Secondo me... ha visto semplicemente bene. Cioè, ha visto meglio. Ok. Questa mano forte. Che ha... Certo, scendiamo un po' velocemente, eh. Adesso l'effetto. No. Già questo lo... Questo War Master ha cambiato. Questo War Master ha cambiato un po'. Era comunque una buona mano per quello che avevamo. Però vedi, cioè, a posto, vai, continuiamo a farci danno, che tanto, eh? Qua vado dritto. Sì, ciao. Ciao. Sì, sì. Oddio. No, no, io sono per il... Sì, sì. Contaci che lo giochiamo, quello già spera. Sì, vabbè, è sempre la solita cosa. Mazzo molto straightforward. Adesso lui fa Brotherhood Hand. E io urlo. Ma mi sa che... Mi sa che è andata mi per Mi sa l'amico. Che invece fa fagotto. Oh, scusa, mi si era increcato il mouse. Beh, me ne rei. A sto punto con tutto. Sì, ci uccide un lord. No, no, infatti non può. Non può ucciderci un lord. Ma... Ma scusami, tre partite, tre mani diverse. Cioè, tre mazzi diversi. Tre mazzi diversi ha giocato.
Ma forse giocava tutto in uno per. Ma c'è da dire che Gruul non è male, però ha quella partenza che deve fare assolutamente. A me non Elfo Storm Seeker anche, o Elfo Fiaba. Anche Gruul Bot, cioè, a me non mi convince quel deck. Eppure deve risultati... fare Elfo di primo e poi saltare il turno 2. Prendi un mazzo di esteso, lo fai scontrare con uno di Explorer, quello di esteso. Il vecchio esteso, ovviamente. Vince Explorer. Vince Explorer. Perché ha più... tu dici il vecchio esteso. Pensa alle carte che ci sono adesso in Explorer. Beh, oddio, nel vecchio esteso Corridge c'era Affinity. L'ultimo esteso mi pare che avesse Affinity all'interno. Ah, vero, sì. Questa mano è un rigozzo, Porca miseria. Ma sai che... Mano. Sì, non abbiamo il nero. Adesso pesco una terra nera. Che va, andrebbe bene comunque. Hello. Ho un déjà vu. Un, due, tre, la tua board non c'è. Yaba, dai. Vabbè, che gli devo dire. Yorem, cioè... daimi. Vabbè, il deck è quello, sì. Vabbè, dai, mi sono stufato. Andiamo alla seconda. Santuario. Sì, ne mettiamo un paio, via. Non vedo altri reali cambi. I control sono spariti. E se tu giochi Coco, l'algoritmo elimina. Dici? Dalla queue in control. Sì. Possibile. Papero, papero, papà, papiro, papiro, papà. Andiamo. Yorem, dimmi. Prima fanno Elo e poi ti fanno Tutsis. Non so, siamo un po' maleducati. Ma veramente? Tipo quelli che ti salutano col falso sorriso e poi alle spalle ti... Bravo, bravo. Ti infamano. Bravissimo. Oh, però, grande che stella. Palle! Vabbè. Non si mettono le mani nel culo. Cioè, detto seriamente. Mi sa che Rakdos è proprio difficile per noi. Ma la terra? Tu. Bisogno di una terra. Bisogno di due terre. Bloodshifters. Quello è un buon crusher, grosso come una casa. Sì, però forse Clan Caller è comunque meglio. Sì.
Avrei forse dovuto giocarla prima. Però stavo ancora pensando se giocare lo shaman. Ho fatto che attaccare. Ho perso un Vediamo danno. Se ha più Oldred. Non in questo turno. Terra. Ho provato a picchiare prima. No. Ok. Sì, potrebbe avere shield. Questa parata qua non l'avrei fatta. Fossi no, stato non l'avrei lui. Fatta neanch'io fossi stato lui. Non l'avrei fatta. Non pensavo. Infatti ero un po' scoraggiato. Stavo proprio pensando, cavolo, non me lo para. Pure ha parato. E tanto lui doveva usare quello per attaccare Tiva. Vabbè, ho non capito, ma mi portava esatto, via l'Elvish. Nel senso... Tu non bloccavi mai. No, infatti, non bloccavo mai. Però forse... Boh, bisogna capire cosa è in mano. Vabbè, ma... Ok, giusto. Sì, ma è dispari Corrado. Ha fatto ancora peggio. Ah, vero? Ma che fa una cagata. Ho capito. Allora, non riesci, sì. Ah, sì. Ah, già è vero. Ma così? Ah, tira company. Sì, assolutamente. Olè. Vabbè, che è tutto pari. L'armor sì, ho capito. Vedi che perché c'ha le spade. Ecco, li sta già contando. Sta già guardando. Male. Malissimo. No, forse issimo, no. Allora, cosa c'è nel cimitero? Niente. Che costa due o meno, dice. Sì, niente. Sì, sì. Ok. Niente. Puoi anche giocare War Master. Sì, ma... Prima devi sì, lo so. Ready for round two. Vabbè, anche questo è buon crusher. Quei due mana liberi lì sono buon crusher. Oh, un go for the throat. Beh, altro non puoi fare. No, non so se... Non attaccherei. Perché se lui mi uccide un lord, muore troppa roba, capito? Non attaccherei. Esatto. A questo punto cerchiamo di fare qualcosa col War Master dopo. Che così ne perdo uno di pezzo e lui ne fa uno. Nell'altro modo ne perdevo più pezzi. Ovviamente Tivar non riesce a fare nulla perché con Kalitas me le rimuove le carte. Che culo. Però potresti pensare di rianimare. Non posso rianimare Corrado, me le esilia. Posso pensare di fare meno due però. Becchiamo un altro lord, magari. Oddio! Oscio, perché lui è anche tappato fuori, eh. Cioè, esatto. non ha niente. Elfo. Quindi... Sì. Sembra la giocata questa. Eh no, abbiamo fatto bene a non attaccare, capito?
Quella giocata lì forse ci ha un po' ribaltato. Costa 3, no? Lui poi sacrifica i Bloodtide. Ma non so se gli convenga, perché a lui serve più gente possibile. Ma fa i pezzi, Corrige. Non dice solo quelli di Oppo? Sì, ma i Bloodtide che sacrifica... sacrifica per uccidere, dici, non per gonfiare Caritas. Sì, certo. Allora, la cosa buona è che noi... L'ideale sarebbe che lui non pesca... non pesca... Tutsis. Perché questo shaman ci fa vincere. Oddio, Caritas a lifelink, però... C'hai le palle di attaccare? Oddio. Forse sì. Lui ha 4 paranti, volendo. Vabbè, si prova. Okay. No, col fatto che non ha attaccato siamo a posto. Doveva, cioè, e se avesse attaccato per il lifelink che ci fregava? Ha un altro modo? No. Ok, minchia, si è resistito a un Extinction Element. Forse Tutsis? Non lo so. Usti, ma era G2. Era G2? la prima ci ha tirato una roncolata devastante. Ma non lo so, ci sto pensando. Cosa prende? Harvester, Crusher, prende... i zombetti, le fiabe, i token. Cazzo, li prende anche Trespasser. Forse è meglio di Shaper Sanctuary. Sì, ma cosa me ne frega di pescare una carta? Tanto ci sta distruggendo. Cioè, capito? Secondo me è un po' lenta Shepherd in questo momento. Non lo so, è una carta che salido sempre nel verde così, ma... Forse è un po' sopravvalutata in questo tipo di formato, sai? C'è anche da dire che lui non è partito di Tutsis prima. Non siamo partiti... Cioè... Boh. È stato un po' tutto favorevole. Vediamo. Ah, Shaper è buona se parti primo, però in questo mazzo tu vuoi partire primo con Elf. Però primo, sì, Shaper. Perché almeno gli togli il push o quelle robe lì. Cioè, nel senso, non lo dicevo come critica, però nel senso tu lo giochi perché almeno gli porti via qualcosa. Se non gli porti via qualcosa, è il top per te, no? Perché vuol dire che ti è rimasto giù e quindi vai subito... Ma io farei un altro Llanowar. Warmaster. Ma Warmaster nudo e crudo così? Però se poi resiste... Allora, possiamo fare Dwayne e poi Warmaster into Llanowar. Perché Dwayne può parare. Va bene. Cioè, capito? Cioè, tu dici... Sono la stessa cosa, nudi. Cioè, senza giù niente o senza niente da giocare. Fanno la stessa cosa, no? Sono 2-2-2 a costo 2. Adesso vediamo cosa fa. Tra l'altro, se lui attacca di Bloodtide, io paro tranquillamente. Certo. Oddio. Vediamo. Fossi lui... Cioè, prima secondo me... Sai cos'è? Che il Dwaynen... Ah, la sfiga per lui. Vabbè, la nostra mano è buona, Ritogliere il Visionary, secondo me. Lui non ha ancora giocato la terra. No, potrebbe avere ancora del nero. Allora, il fatto che lui adesso, secondo me, non ha la terra? Non ha la terra?
No. No, no. Vabbè, dai. Occio. Occio, me l'ha appena scartata, ma perché cazzo ogni volta... Cioè, è la, veramente la maledizione di Tozzis. Siamo sicuri che la metta nel cimitero? E non in cima? Dovrei rileggere Tozzis, sì. Allora, qua attacchiamo perché... Beh. Ah no, non c'ho più Blood Token. Ok, ancora meglio. Soprattutto se avesse avuto Blood Token, perché se voleva tradare non... Vabbè. Adesso vediamo un po'. Ok, Fable. La menata che abbiamo tutto pari. Tutto pari. E ti lamenti sempre, Gabri. Questo è dispari. No, per i clown. Ah, no. No, no, no. No, perché... Sì. Allora, decido volendo di... Ok. Hai capito? Vedi, io ho fatto crown. Ho capito, per... ma lui fa così, Corridge, perché adesso ha Extinction Event separato. Ma fare crowned cosa mi porta? È che avevi uno dei due ti rimaneva e pescavi una carta. Ho capito, ma preferisco, cioè, il nostro problema adesso è Extinction Event. Ci rimangono comunque due carte che possono essere pompate adesso con Leaf. Se no l'avremmo perso. Oppure. Mi spiace, ma questa è la giocata. Secondo me, questa è la call. Certo. Non è ancora finita perché quella reflection è un grosso problema. Buona che lui non ha Tozzis. Cavolo, stavo dicendo no, non ho trovato Lord, ma poi alla faccia del cazzo non ho trovato Lord. Hai trovato 4 pupazzi. Ocho. Abbiamo qualcosa nel cimitero? Abbiamo i Lord. Ah no? Ah sì, sì abbiamo un Lord. Porca miseria. Ho capito, ma... Ma quindi sì, poi gli tiri una sveglia. Sì, sì, anche meglio giocare quella dal cimitero perché se ci vuole fare Tozzis. Se ci vuole fare Tozzis, perde due vite. Io me ne rei. Sì. Non giocherei lì. No, da fa. Ah, non so. Sono 10, 12, 14. Deve parare. Bisogna capire cosa hai in mano. Rimozione. Deve capire cosa è in mano. Adesso magari. Se la matematica è per i bloccanti, quindi neanche faccio i calcoli. Però tu mi dici che lui non è morto matematicamente, giusto? Esatto. Quindi lo invito magari a non fare i blocchi del ragazzo che giocava Angeli prima. Ok. È stato un po'. E poi neanche lì ho fatto i conti. Cioè, se fossi uno che sa contare, non giocherei elfi, no? La nuova elf si nasconde sotto... Hai visto? È nascosto sotto il whelp che sta cercando di non farsi vedere perché non vuole morire. Allora. Siamo salvi da un Extinction Event. Sì, perché hai doppio elfo. Sì, perché mistico. Abbiamo doppio elfo. Trespasser non è una soluzione al momento per lui. Ok, GG. Non pensavo che avremmo battuto Rakdos, eh? Non pensavo, soprattutto come si è messo il G1. E company. È sempre company. Io... Non so. Rakdos fa uno per uno, company fa... non ce n'è più per nessuno. Non abbiamo... sai cosa non abbiamo incontrato? Che è strano. White Winnie. No, non abbiamo incontrato perché... un contro. Ma non abbiamo incontrato contro.
Pixie Ball. Ma White Winnie non te lo matcha perché ma basta, non hai almeno 8 spell, non creature esatto. Spell per fargli funzionare Talia. Ne hai solo 6. Bella Talia. Oh. Talia 1. Pixie Boy. Ah, ma c'abbiamo Tivar. Devo togliere queste grafiche perché si mimetizzano. Oh, non li vedo. Niente, lui... Disegnato dal creatore di Berserk. Pace all'anima sua. Non è più al mondo? No. No. Ma sai che se avessimo avuto... Ah no, niente, stavo dicendo una minchiata. Critico gli altri, poi dico cazzate. Cos'è sta roba? Oh madonna, creativity. Sta cosa vuoi... che... Sì. Io voglio smarmellare. E stappi elfo, sì. Io smarmello. Aspetta, aspetta, che... aspetta, perché ho un'altra idea. Okay. Però forse era da giocare al contrario. Sì, sì. È un genio. No, dico... Ho capito, Corrado, è un genio. Qualsiasi cosa ammazzava lo rigiocavamo con Tivar. Cioè... Hai capito? Per quello ti ho detto, aspetta un attimo che... qua. Vabbè, che cosa doveva fare? Ma che partenza abbiamo fatto? Ma forse Tivar dovremmo giocarne di più? Non so. Vabbè, ma allora dillo. Allora gioca Company. Vabbè, ma allora... E allora... Ciao, Tivar. Maria, anima nel ciao, altro. Tivar. Dai, ciao, Tivar. Ragazzi. Ciao, Tivar. In risposta uccidi il Leaf Crown. Devi provare una company in risposta. Ma da fa? E tiravi su un lord. Ho capito, però Corrig preferisco. Potrei anche... Vabbè, no. Sei fuori da counter adesso, perché lui... Ma lo faccio in Eot. E non gli darai questa possibilità, però. Che possibilità? Al momento non riesce a fare make disappear. Ho capito, ma metti che è un matto che gioca veramente le vratte. Cioè comunque poi make disappear ha un costo e non è che giù noi non lo meniamo, Cioè, certo. Sono 10 tra l'altro giù. Cioè make disappear, eccolo. Trasmogrify. Occhio. E vediamo cosa fa. Indomitable da 1. A lifelink, benissimo. Che bello questo gioco. Che bello. Bella Atraxa, peccato per Atraxa. Boh. Nel dubbio anche Vigilance, così può picchiarti. Ma secondo me il grande problema di questa carta è che ha lifelink, poi per il resto sì, poteva sì, tranquillo, sì, cioè sì. Non doveva avere lifelink poi per il resto. Io, esatto, volevo cercare lui infatti. Certo costa tanto, Non ce l'hai neanche. Allora, lui guadagna 7 e perde 4, 8, 11, 14, 19, 23. Direi che... Ho aspettato te, io non sto contando, sono depresso nel vedere Atraxa che... 9 più 7 è in meno di 23, mi pare.
Mi piace, mi piace che c'ha, c'ha Oko con la manina sotto il mento. Beh, allora, qua forse è il momento di Totsis. Totsis. Lui metterà le vratte, le rimozioni di massa, college. Mm-hmm. Credo, Ti verrà fatto bene, ma... E lo terrei. Sì, ok. Ma no, non dire cazzate, Gabri. Fagli... Real. O un paio di duine in elite. Va bene, mi fido. Che palle, non mi piace giocare contro Atrax a queste robe qua, madonna che noia. Però lui potrebbe dire, perché invece a me piace giocare contro gli elfi. Almeno sono meno disonesti, non lo so. Oddio, Courage, dopo quello che abbiamo appena fatto non so dirti quanto siano onesti. Vabbè, è così, me. Cioè, nel senso, sono così. Secondo me, il tipo di deck che gioca lui è onesto. Il problema è Atrax. Atrax è un po' troppo forte. Cioè, mi dispiace vedere tantissimi archetipi diversi che però poi alla fine confluiscono nello stesso modo, cioè, Enigmatic gioca Atrax, Fires, sì, Enigmatic e Fires sono la stessa roba. Rianimino, Jund gioca Atrax, Creativity può giocare Atrax, non so. Non lo so. Quello che so è che ci mette un po' Pixie Boy. Vedi, tu mi hai detto, dai, giocane un'altra che è forte. Guarda. Secondo me in questo gioco gli elfi sono computati come terre. Sta mano è terribile. Veramente terribile questa mano. Vabbè. Purtroppo è andata così. Continua ad essere terribile questa mano. Escano uno sciamano ogni tanto. Dello sciamano, sì. Mm. Make disappear. Forse non le dovevo togliere le Jaspera. Beh, non le avremmo comunque viste. Olè. Cioè, e due, cioè veramente, quarto turno, olè, fortissimo, bello. Allora, io... Facciamo così, no, togliamo Tivar, Courage. Tolgo il Rian Waker, voglio andare proprio snellissimo. Sì. Quando le decisioni critiche su come sai dare e post sai dare contano. Ah, perché non ho Totsis in mano? Ah, vabbè. Ci sta. Va bene così. Aspetta.
Non commento perché non so che cosa dire, sinceramente. E diciamo che se fa come ha fatto nei primi due game, hai ancora un turno. Sì, il problema è la vratta. Lo faccio subito perché devo cercare di fare più danno. Vaffanculo. Ah, certo. Prima questo e poi questo. E così. Sì. Allora vai a cagare. Ah no, ok, giusto. Perché poi limpi, perché poi limpi la giusti. Ok. Attacco con tutto, eh. Sì, sì. Più danno possibile. Poi Atraxa. No, devi parare. Perché non ha parato il... Ah, perché lo vuole tenere per Atraxa, ok. Ok, ok, ho capito. Shark Typhoon. Sì, ah beh, sì, per fare i pippoli, giusto, sì. Ma la Dwarven Mine che trova sempre... Cioè, non è che gli entra prima, no? Ma no, vabbè, l'avrà tenuta in mano. Sì. Rasmo costa 4, Indomitable costa 4. Mi deve succhiare il cazzo, va bene? Questo è quello che penso. Ma questo si può dire su YouTube? Salutami Atraxa, eh. Ciao, ciao Atraxa. Anche il video di oggi giunge al termine. Io vi ringrazio come sempre tanto tanto tanto. Passate un buon inizio settimana. Spero vi siate divertiti. Adesso ragazzi ci sarà forse un minimo di pausa perché sono un pelo impegnato col lavoro, ma poi ripartiremo fortissimi con March of Machine. Non vedo l'ora di portarvi dei deck nuovi. E per il resto niente. Al prossimo deck.